I lavori alla variante alla regionale 71 sul territorio comunale di Cortona procedono come da cronoprogramma. Oltre 5 chilometri di tracciato alternativo in costruzione che collegheranno il raccordo Perugia-Bettolle all'altezza dell'abitato di Pietraia fino all'area del Vallone a Camucia, congiungendosi al lotto di variante già precedentemente realizzato. Il presidente della Regione Toscana Giani e l'assessore alle infrastrutture Baccelli hanno voluto constatare di persona con un sopralluogo l'avanzamento dei lavori. Assessore, si concretizza anche questo lotto alla variante 71, fra quanto tempo riusciremo a vedere il finale? Allora, il finale da previsioni sono contrattuali in maggio del 2026. Ma l'impresa, grazie anche al lavoro di tutti i nostri dirigenti e funzionari, sta lavorando speditamente e quindi potrebbe essere, se non ci sono complicazioni, sempre diciamo realizzabili in questi lavori certamente complessi, potrebbe essere che circa entro un anno siano terminati. Ricordo che è un intervento importante anche sotto il profilo economico, 15 milioni e mezzo di euro, risorse FSC stanziate dalla Regione Toscana, che sono 5 chilometri di un'infrastruttura completamente nuova, tutta in rilevato perché diciamo, il terreno è un terreno alluvionale, quindi non buono per posarci un'opera infrastrutturale di questa natura, con la realizzazione anche di un ponte. Intanto, nel luglio scorso è stata avviata la redazione del progetto esecutivo di un altro lotto alla variante, il numero 3. 14 milioni impegnati dalla Regione Toscana presi dal Fondo Sviluppo e Coesione. Si tratta, nello specifico, della porzione di oltre 2 chilometri che collegherà l'attuale inizio a nord della variante con la strada provinciale che unisce le località di Fratta e Sodo. Io sono veramente contento perché è un cantiere su cui abbiamo lavorato con l'assessore Baccelli fin dall'inizio del nostro insediamento. Riuscire a sviluppare una viabilità che annulla quello che sono gli effetti ambientali di una congestione che sulla viabilità ordinaria ci sono e che riesce a fluidificare il traffico in un'area che ha bisogno di collegamenti come quella di un centro così vitale, quale è Camuscia, quale è Cortona, è un fatto a mio giudizio storico. Devo dire che c'è da ringraziare chi l'ha portato avanti questi progetti prima di noi e quindi mi riferisco a una personalità importante dell'area della provincia di Arezzo come Vincenzo Ceccarelli, che era assessore prima di Baccelli e che in qualche modo ha pensato, ideato a quelle progettazioni che poi noi stiamo materializzando.